C'ho scritto Giocondor! Gigante, pensaci tu! Ci penso io! Ecco lo schermo del cinematografo. E questo era il famoso Giocondor che con il gigante dopo 36 anni torna sugli schermi della Rai e di Rai 1 perché appunto torna Carosello nella versione Reloaded. Ne parliamo con Vincenzo Mollica, collega del TG1, e vorrei dire con un neologismo non solo cinefilo ma anche telefilo. Sì, vabbè. E quindi puoi dirci quanto nel costume italiano Carosello abbia inciso? Beh, Carosello è stato importante, dal 57 al 77 ha inciso moltissimo per 20 anni, ha creato un mondo, un'immaginazione, si è fatto cinema, televisione, è stato cartone animato, il cinema, la musica. Pensate solo che del cinema hanno collaborato da Sergio Leone fino a Luciano Emmer, nel mondo della canzone da Frank Sinatra a Mina, nel mondo del cinema da Totò fino a Dario Fo, che ne ha fatti pochi però li ha fatti anche lui, il premio Nobel. Quindi Carosello è stato veramente trasformare la pubblicità di slogan, fatta di slogan, in una pubblicità fatta di narrazione, esattamente come accadrà con Carosello Reloaded. Quali sono le novità e perché questo Reloaded? Dunque, Carosello durava 10 minuti una volta, questa sera partirà alle 21:10 e durerà 3 minuti e mezzo, ci saranno 3 storie raccontate, non a caso si è aperto con Giocondor, perché torna Giocondor attraverso la Ferrero, ed è un Reloaded voluto fortemente dalla Sipra, da Lorenza Lei e da Fabrizio Piscopo, perché rilanciare anche un laboratorio di idee, un laboratorio di creazione narrativa, cioè la pubblicità, si fa di nuovo cortometraggio. Pensate solo ai cortometraggi che faceva Mina, che erano i primi videoclip che faceva quando andava a cantare in televisione, ed erano straordinari perché erano fatti e filmati tutti da grandissimi registi. Allora, per ritornare a Carosello, tutte le sere, 10 minuti, alle 9 poi finiva e quindi tutti a dormire, i bambini, sì. E possiamo dire che è andato sempre in onda tranne in 2 giorni, che erano il Venerdì Santo e il 2 novembre, non sì, andava sì. in onda Carosello. Per il resto solo eccezioni, quando ci fu la morte di Papa Giovanni sì. Paolo II, quando ci furono gli attentati ai fratelli Kennedy. Ci furono personaggi che, e modi di dire soprattutto, Duraminga, l'ispettore Rocco non sbaglia mai, è un'ingiustizia però, Son Caio Gregorio il guardiano del pretorio, Papalla, il pianeta alla linea, pensate quanti modi di dire ha seminato, con quella bocca può dire ciò che vuole, Virnalisi. Ah, cioè, vediamo un po' di immagini relative ai cartoni animati, tu sei un esperto, i cartoni animati proprio la fecero quasi beh, da padrone a Carosello. Furono importantissimi. Eccoli, vediamo un po'. Son Salomone, il pirata pasiocone, e solco i mari col mio fido galeone. Con un porta pazienza so placare ogni violenza fra i corsari. Tanta che ti passa e tacca banda! Ecco, allora stavamo vedendo. Il pirata Pacioccone, per esempio, dietro le firme ci sono Guccini e Guido De Maria. Pensa Francesco un po'. Guccini scriveva le canzoncine del pirata Pacioccone, era agli inizi. E, insomma, tanti artisti hanno veramente lavorato intorno a Carosello. Ecco, allora cominciamo a vedere gli artisti e vediamoli con il numero uno proprio. Vediamo. Se non ci toccano, c'ha l'assegno. Qualcosa che giustifichi? Ma tu, non ho ancora capito che sono un rapinatore. Ma mi faccia ridere, rapinatore. Tutti possiamo dire, io sono un rapinatore, ma se vai in banca si vengono i soldi. C'è un documento di riconoscimento? No, non ce l'ho. C'è qualcuno che la conosce, non lo so. Lei in questura è conosciuto? Come no? E allora vado in questura, di rimbetto c'è la caserma, lei sì. Qui con due poliziotti che mi assicurano e testimoniano che lei è un rapinatore e i soldi sono suoi. Senta, io i soldi non li voglio più, se li tenga! E la rivoltella? Si tenga anche quella! Grazie, molto gentile. Carina, questa è proprio come quella di mio zio. E spara pure, eh?
Capiamo quanto i bambini potessero essere affezionati a Carosello, ma in quel momento c'era un'altra Italia, tutta la famiglia davanti alla TV. Beh, io ho fatto in tempo ad andare a letto dopo Carosello, ero bambino e quindi mi toccava. Ecco, allora, Carosello oggi ritorna... Sì, saranno tre storie di 70 secondi e durerà 3 minuti e mezzo. Andrà in onda questa sera, ripeto, alle 9.10 su Rai 1 e sarà un ritorno importante perché è proprio nello spirito del servizio pubblico che è raccontare, narrare quello che è il costume, l'arte, tutta la società italiana. Ecco, attraverso Carosello si tornerà a fare questo, cioè la pubblicità torna ad essere racconto. Non sarà un'operazione nostalgia e basta? No, beh, stanno tutti lavorando a personaggi nuovi, stanno lavorando, quando si recupera Giocondolo si recupera un classico o quando si recupera Calimero si recupera un classico, quindi sono personaggi che comunque stanno nella memoria di tutti. Allora, noi facciamo vedere, prima di lasciarvi, la nuova sigla di Carosello che fa più o meno così, guardate. Qual era il tuo sketch preferito, Vincenzo? Beh, devo dire che ho sempre avuto una grande debolezza per Calimero. Calimero credo che ci abbia rappresentato tutti un po' come Paperino. Ecco, appunto. E Calimero è stato di più, oltre che uno sketch, alla fine un personaggio che potrebbe vivere tranquillamente di luce propria.